Dire di no consente di incanalare la tua energia nelle cose che sono veramente importanti per te. E per quanto difficile possa essere a volte, è comunque molto più semplice che dire di sì a tutto ed esaurire tutte le energie prima ancora di avere la possibilità di concentrarsi sulle cose che ti piacciono davvero. Spero proprio che i suggerimenti contenuti in questo breve video ti consentano di sentirti sicuro quando ti trovi in situazioni difficili. La maggior parte delle persone con cui parlerai apprezzeranno davvero che tu abbia dedicato del tempo ad ascoltarle e a spiegare il tuo punto di vista sulle cose. E se non lo fanno, non preoccuparti, non fanno per te comunque. Che si dice ragazzi, io sono Emanuele e faccio il fotografo di ritratto a Varsavia. Ogni settimana pubblico qui sul canale contenuti educativi sia teorici che pratici. Per cui dai un'occhiata, sono sicuro che troverai qualcosa che potrebbe essere interessante per te. Come nuovi fotografi non c'è molto che non faremmo per far decollare la nostra attività. Siamo ansiosi di andare oltre per la nostra attività, ma è importante ricordare che fare di più non sempre equivale a fare meglio. Il tuo tempo non è illimitato. A volte è necessario commettere alcuni errori per capire come indirizzare al meglio la propria energia. Imparare a dire di no è la chiave per rimanere ispirati, sentirsi soddisfatti ed evitare il cosiddetto burnout. Molti di noi entrano nel settore della fotografia perché ci appassiona raccontare le storie delle persone. E crediamo nel potere di ciò che facciamo e ci sentiamo fortunati di poter essere gli artisti di cui le persone si fidano per catturare il loro amore, ad esempio. Il fatto che ci teniamo così tanto ci aiuta a svolgere meglio il nostro lavoro, ma significa anche che a volte finiamo per dire di sì a lavori che non vogliamo veramente. A volte lo giustifichiamo a noi stessi perché rappresentano un'opportunità di esposizione, di viaggio, di esperienza e anche di reddito. Oppure sentiamo di non poter dire di no perché ci sentiamo obbligati a dire di sì a un amico o a un ex cliente. Bene, ecco una notizia flash per te. Dire di no alle cose che non ti ispirano in realtà ti aiuta ad attrarre più cose che lo fanno. Esattamente, essere selettivi ti avvicina attivamente all'ottenimento del lavoro dei tuoi sogni nel luogo dei tuoi sogni con il cliente dei tuoi sogni. Quindi ciò che ci resta non è se dire no, ma come dire no. La preoccupazione della maggior parte dei fotografi alle prime armi è di non voler sembrare accidentalmente scortese, ma è importante essere decisivi e chiari. Potrebbe volerci un po' di pratica, ma ci sono modi per dire di no che in realtà sono davvero gentili. In fin dei conti, vuoi indirizzare le persone dove sarebbero meglio servite e a volte è meglio che cerchino un fotografo diverso. Quando devo dire no? So benissimo quanto possa essere difficile perché ci sono passato diverse volte, quindi ho pensato a questa guida per aiutarti in alcune conversazioni difficili che emergono spesso nel mondo della fotografia. Ti fornirò esempi concreti e risposte d'esempio. Spero possa essere il supporto di cui hai bisogno per smettere di sentirti a disagio, iniziare ad affrontare le richieste indesiderate con sicurezza e iniziare a concentrarti su ciò che ami veramente. Numero 1. Il lavoro non sembra adatto a te. Se ad esempio sei un introverso e adori assolutamente fare delle sessioni di coppia, ad esempio in casa, ma qualcuno magari ti contatta chiedendo di fotografare la loro riunione di famiglia allargata, ci sono buone probabilità che questa richiesta ti faccia venire voglia di scappare via. Oppure se sei un estroverso, al contrario, che ama l'energia dei grandi matrimoni, ma qualcuno cerca di prenotarti per un servizio, ad esempio di primo compleanno, potresti sentirti leggermente privo di ispirazione. Quando inizi, a volte è bene dire di sì ai lavori perché sai che ti insegneranno qualcosa di nuovo o ti pagheranno le bollette, ma dire di sì a tonnellate di lavori che sai che odierai, dopo un po' inizia a schiacciarti un po' l'anima, ecco. La prossima volta che qualcuno ti contatta e ti chiede di fare un lavoro come questo, ecco che cosa puoi dire. Grazie mille per avermi contattato. Sfortunatamente questo non è il tipo di fotografia che offro. La mia specialità è, ad esempio, coppie, boudoir, famiglia, matrimoni, qualsiasi cosa che ami fotografare. Potresti provare a contattare
e diamo il nome di chi, il fotografo è fantastico e sarebbe fantastico per questo tipo di sessioni. Vorreste che vi mettessi in contatto con loro? Dare loro una raccomandazione aiuta ad alleviare il dolore di essere rifiutati. Inoltre, fargli sapere in cosa sei veramente bravo ti assicurerà di essere il primo a venire in mente quando cercheranno il tuo tipo di fotografia. Numero 2. Quando il tuo cliente ti chiede uno sconto che non vuoi concedergli. Prima di scrivere una mail con parole forti che inevitabilmente ti pentirai di aver inviato, fai un respiro profondo. Ricevere la richiesta di uno sconto da parte di un cliente è incredibilmente frustrante. La pressione di dover dire di sì può sembrare piuttosto convincente, ma ci sono modi per mantenere la tua posizione e allo stesso tempo coltivare la relazione con il cliente. Provo qualcosa del genere. Mi dispiace, ma il prezzo che ho indicato è il miglior rapporto qualità-prezzo che posso offrirti in questo momento. Periodicamente offro promozioni, ma al momento non ne ho in corso. Se ti iscrivi alla mia email list, newsletter, mi assicurerò di farti sapere di quelli che potrebbero essere sconti imminenti in futuro. Numero 3. Quando il tuo cliente si offre di pagarti in esposizione. Essere pagati in esposizione significa sostanzialmente lavorare gratuitamente. Non importa da quanto tempo lavori nel settore, è sempre uno shock trovarsi di fronte a clienti che ti chiedono di lavorare gratuitamente. Mostra un totale disprezzo per tutto, il sangue, il sudore e le lacrime che hai versato nella tua arte. Quindi, a meno che il tuo cliente non sia un influencer con oltre 100.000 follower su Instagram e possa garantire un ritorno sul lavoro che hai dedicato, neanche lì ci sarebbe tanto da dire, followers pompati e ce ne comprati, finti, eccetera, eccetera, è saggio rifiutare educatamente le offerte di lavoro per visibilità. Ecco come possiamo fare. Grazie mille per avermi contattato, ma al momento non accetterò alcun lavoro non retribuito. Sono molto grato di poter far ciò che amo per generare reddito, ma essendo una piccola impresa, questo significa che semplicemente non ho abbastanza margine di manovra per poter offrire i miei servizi gratuitamente. Non esitare a contattarci se riesci a trovare i fondi. Se ti iscrivi alla mia mailing list sarò sicuro che tu sarai il primo a conoscere eventuali sconti o promozioni imminenti in futuro. Numero 4. Quando il tuo cliente chiede di ricevere i file RAW. Ah, la temuta domanda sui file RAW. Il motivo per cui così tanti fotografi lo trovano frustrante è perché interferisce con il nostro processo creativo. Il nostro lavoro come fotografi non è semplicemente premere il pulsante di scatto o chissà che cosa, essere un tecnico, eccetera, eccetera. Il nostro lavoro include ogni genere di altre cose, come orchestrare e organizzare le nostre sessioni, trovare clienti, elaborare e consegnare i file, eccetera, eccetera. Quando i clienti richiedono i file RAW, chiedono ai fotografi di rinunciare alla propria visione artistica. La maggior parte delle volte non capiscono veramente cosa stanno facendo. Ecco come renderli gentilmente consapevoli delle implicazioni di questa richiesta. Come sicuramente saprai, l'editing è una parte importante del processo creativo di ogni fotografo. Per me è estremamente importante che il lavoro che pubblico sia all'altezza di uno standard di cui sono soddisfatto e che pubblichi file incompleti significa che ne perdo il controllo. Solo per poterti aiutare meglio, ti dispiacerebbe farmi sapere cosa intendi fare con i file RAW? Se si tratta di una piccola modifica o modifica di una fotografia particolare, fammelo sapere e sarò felice di aiutarti. Oppure se si tratta di una galleria di prova per la selezione o il ritocco, sono felice di inviare anche quella. Sono sicuro che possiamo trovare un accordo. Grazie mille per la comprensione. Numero 5. Quando ti viene chiesto di fare qualcosa al di fuori delle tue competenze. Ci saranno momenti in cui qualcuno ti chiederà di fare un tipo o un livello di fotografia che non hai ancora imparato a fare. Se sei uno che fotografa principalmente con la luce naturale e ti viene chiesto di realizzare ritratti super concettuali in uno studio con i flash, ad esempio, resisti alla tentazione di fingere che ce la fai, ecco. La cosa migliore che puoi fare in questa situazione è essere onesto. E ci sono anche dei punti bonus per poi indirizzarli nella giusta direzione. Vediamo un esempio. Grazie mille per avermi contattato. Mi piacerebbe essere la persona che scatta questo tipo di fotografie per te, ma sfortunatamente questo tipo di fotografia non è la mia specialità. Hai sentito parlare di... mettiamo il nome, Tizio e Caio.
sono fantastici in questo genere di cose. Fammi sapere se vuoi che ti metta in contatto con loro. Numero 6. Quando ti viene chiesto di viaggiare da qualche parte ma non vieni pagato per andare. Per tanti fotografi alle prime armi, avere una richiesta di viaggio per lavoro è ciò che probabilmente hanno sempre sognato. Ma dire, ma che dire poi quando il cliente ti propone di pagare il conto per le tue spese di viaggio? È meno sognante, il sogno svanisce. Alcuni fotografi hanno una lista di posti in cui andrebbero pagando magari una tariffa di viaggio fortemente scontata, ma la pratica standard è che i clienti sostengano il costo di voli, hotel, auto a noleggio e costi di tempi di guida, di chilometraggio per località al di fuori della tua zona. La cosa migliore da fare è renderlo chiaro da qualche parte sul tuo sito in modo da non dover addentrarti in territori scomodi. Facciamo un altro esempio. Grazie mille per avermi invitato a unirmi a voi nel posto dove, ecco, vogliono che ci uniamo per questo servizio. Dato che è fuori dalla mia zona, c'è qualche costo aggiuntivo associato a questo viaggio. Nel periodo precedente alla sessione, per favore, non dimenticare di pianificare il budget per l'auto a noleggio, l'hotel, i voli, il tempo di viaggio e il compenso per i pasti. Sarò felice di prenotare i miei voli affinché tu possa rimborsarli, o se preferisci puoi prenotarli tu per me. Non esitare a contattarmi durante qualsiasi parte di questo processo di pianificazione se hai bisogno di aiuto per pianificare o organizzare. Mi farebbe piacere aiutarti. Punto numero 7. Quando il tuo cliente tenta di modificare i dettagli di una sessione dopo aver concordato già un prezzo. Quindi hai inviato un preventivo ed è stato approvato e sei pronto per fare la sessione. Ma un paio di settimane prima della sessione in sé, il tuo cliente ti contatta e ti dice che in realtà vuole un altro paio di cambi outfit, una location in più e che la sua, ad esempio, non lo so, famiglia allargata venga a raggiungerti per l'ultima mezz'ora delle riprese. Mantieni lo stesso prezzo? Scusate. È necessario dunque riquotare. Ecco un esempio. Grazie mille per avermi informato delle modifiche alla nostra prossima sessione. Alcune di queste modifiche influiscono sulla quantità di lavoro e tempo e impegno necessari per le riprese. Sono super felice di procedere con la data, ma dovrò inviarti un altro preventivo per riflettere i cambiamenti nel nostro accordo. Se potessi rivederlo e rispondermi, sarebbe fantastico. Punto numero 8. Quando un cliente tenta di accettare un vecchio preventivo, ma i tuoi prezzi sono aumentati. Se ti è mai capitato di ricevere un messaggio misterioso nella tua casella di posta da qualcuno il cui nome ricordi vagamente ma non riesci a collocare, c'è la possibilità che tu abbia parlato con questa persona, non lo so, più di un anno fa, magari di un servizio che in realtà poi alla fine non è mai avvenuto. Le persone possono muoversi piuttosto lentamente a volte, ma quando accettano un preventivo che hai inviato molto tempo fa, prima di aumentare i prezzi magari, dovrai far loro sapere che l'antico preventivo che stanno utilizzando è scaduto. Il modo migliore per farlo è inviare preventivi con una data di scadenza chiara, ma a volte le cose scivolano di mano e ce lo dimentichiamo. Ecco come evitare questa conversazione imbarazzante. Ciao, è così bello risentirti. Mio Dio, come vola il tempo. Spero che quest'ultimo anno sia stato davvero ottimo per te. Un paio di cose sono cambiate dall'ultima volta che ci siamo sentiti. Sono stato molto occupato, sto lavorando alla mia attività e ora posso offrirti la qualità che deriva da una maggiore esperienza, da attrezzature migliori e da standard più elevati. Una volta concordata una data, ti invierò un nuovo preventivo in modo da poter finalmente organizzare questo progetto. Bene, arrivato a questo punto, ricapitoliamo. A volte i clienti vengono serviti meglio da un fotografo diverso. Puoi essere fermo e chiaro, ma anche gentile. Utilizza questi template, queste piccole frasi che ti ho dato come punto di partenza per le tue risposte la prossima volta che vorrai dire di no come un professionista. E io ti ringrazio se hai seguito questo video fin qui, spero ti sia stato utile e possa tornare a riguardarlo quando ne avrai bisogno. Se ti è piaciuto lasciami un like e un commento qui sotto e noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao!